abbiamo questo nostro appuntamento così importante. Benvenuti, più forte l'applauso, più forte così ci scaldiamo. Ciao, ciao a tutti e benvenuti, benvenuti a Tutti per Uno, uno spettacolo che naturalmente avrà tantissimi, tantissimi ospiti, ascolteremo tantissima buona musica, avremo la possibilità di stare insieme per una grande causa. Ma per parlare di questo, beh, io non sono solo a presentare questo spettacolo, è con gioia perché è un po' di tempo che non presentiamo insieme e quindi vorrei che anche per lei l'applauso fosse veramente molto forte, è con gioia che presento insieme a Daniela Pesoli. Buonasera a tutti, benvenuti al Palazzetto dello Sport per questo spettacolo che è veramente particolare e bellissimo secondo me, innanzitutto per lo scopo. Questo spettacolo, come voi sapete, è stato organizzato dall'Unitalsi, poi parleremo anche di questa associazione che è nata nel 1903, entra ad Anagni e opera da 12 anni. L'Unitalsi, sapete, si occupa di disabili, di persone malate, di persone che hanno dei problemi, di amici che hanno dei problemi. E noi siamo qui proprio per aiutare questi amici, con il vostro contributo compreremo un pulmino attrezzato e credo che sia una cosa veramente da sottolineare con un applauso per tutte le persone che hanno contribuito. E per tutti voi. Abbiamo uno spettacolo molto ricco, quindi penso che avrete già letto i nostri programmi, i nostri manifesti, avremo Manuela Villa, Rita Pavone, Diana Dei, Teddy Reno e poi tante altre sorprese. Però adesso noi cominciamo subito, perché abbiamo una scaletta abbastanza ricca, tra l'altro dobbiamo mantenere determinati orari, quindi io, siccome sono uno di quelli che li perde, parla troppo, ecco. Allora, un po' locale qui di Anagni. Infatti è il coro polifonico Città Pianagni. Un applauso. Diretto dal maestro Luigi Brandi. Adesso li facciamo accomodare perché sono 35 persone. E oilà, me pizzica, me mozzica, per una elaborazione di Luigi Colacicchi, il maestro Luigi Colacicchi, e poi Felice e Mariola, e all'acqua, elaborazione del maestro Luigi Brandi, che dirige il coro polifonico Città di Anagni. Buon divertimento! Intanto io, mentre loro si sistemano, vorrei avvertire se è possibile di spegnere le luci del Palazzetto dello Sport, in modo che così riusciamo anche a fare un po' di... diamo una direzione alle luci, altrimenti diventa un po' troppo dispersivo. Allora, gli addetti delle luci del Palazzetto dello Sport, se per favore spegnete proprio totalmente il gruppo luci. Oh yeah!
qui ci come, non ci come, qui ci come, non ci come, qui ci come, non ci come, ma sono qui ci come. Thank you.
quanti voi là. Si esibiranno gratuitamente. Allora, è una medaglia di bronzo realizzata da Egidio Ambrosetti. Grazie al maestro Brandi. La cantante. Eccola qua, Angela De Il Raggio. Parlo con lei per sapere anche cosa hanno preparato per questa serata. Benvenuti anche ai ragazzi del Raggio, che cosa ci proponete questa sera? Every Breath You Take, Sting, rifatto a modo nostro. Bene, ascoltiamo volentieri, signore e signori, il Raggio. Grazie, buonasera. You.
E anche per voi c'è naturalmente l'omaggio che è stato fatto dai responsabili dei Unitalsi, ed è quindi questa medaglia che vi viene offerta, che è dello scultore Egidio Ambrosetti. Ecco, per la nostra Angela c'è anche una rosa che naturalmente è offerta a tutte le donne, quindi anche alle signore del coro che prima si è esibito. Provvedo io, questo è per te. Grazie. E sentiamo un applauso. È venuto a trovarci un amico, un ragazzo, una persona che noi stimiamo molto perché sa suonare molto bene l'armonica. Allora, chiamiamolo sempre con il nostro calore, è Giuseppe Coretti. Eccolo qui, il nostro calore, quello che si fa sentire, vero? Anche con lui ci vediamo spesso, ci siamo visti a Carnevale, adesso invece vogliamo proprio ascoltarti con la tua armonica. Se vuoi sistemarti, ci sei? Ti lascio il palcoscenico? Va bene, applauso! Grazie. Vi racconterò una piccola storia. Una storia che parla di lui, uomo nero, e di lei, donna bianca. Lui, uomo nero, dal nome Sonny Boy, lei, donna bianca, dal nome Lady G. Questa storia va a finire che lui, un giorno, incontra lei che esce di scuola e le dice: Good morning, Miss Cougar! Nasce una storia d'amore tra loro due, di cui lui dice: Ti comprerò un diamante, I'll buy a diamond. Se ciò non basterà, io comprerò anche una spilla. Ma dato che tu, donna bianca, o meglio Lady Jane, hai il cuore bianco che a volte è freddo, io comprerò per te anche un aeroplano e volerò sulla città, e se tu ancora non ricambierai il mio amore, io sarò capace anche di venderci. Lui compose una canzone che adesso farò ascoltare. Go fly all over,
grazie a Giuseppe. Benvenute proprio per stare con noi questa sera, sono bravissime, dolcissime, Fabiola ed Elisa Colavecchio, ciao! Intanto chi è Fabiola e chi è Elisa? Lei è Fabiola e Elisa, quanti anni hai? 7. E tu? 10. Sono sorelline e ci canteranno una canzone scritta da? Marco Colavecchio. Che è tuo? Cugino. Ecco, tutto in famiglia. La canzone si chiama Amarsi di più, con Fabiola ed Elisa Colavecchio. Nello spettacolo con tantissime esperienze che ha avuto, magari ne parleremo con lei se arrivasse. Ci hai fatto proprio, guarda, ti abbiamo atteso in una maniera. Senti, facciamo guarda, salire sul palco, facciamo un applauso grande perché per me sei come il sole adesso, vieni. Noi ci conosciamo con Diana Dei, c'è anche in altri spettacoli ci siamo incontrati, perché Diana Dei, quando si tratta di beneficenza, di fare qualcosa di buono, è sempre presente. Grazie Diana per essere venuta. Grazie.
bene proprio per questo, perché lei è veramente molto sensibile, è sempre presente e quindi da 7 anni già che ci conosciamo. Ma adesso che cosa ci fai sentire? Io vorrei fare 2 pezzi. Uno sentimentale, è una poesia. Una poesia perché ci vuole un po' di poesia in un'epoca così dura, così triste come quella che viviamo purtroppo. E la poesia è stata messa un po' troppo da parte. Invece vorrei che fosse rimessa in primo piano. E per prima cosa appunto vi farò una poesia di Giovanni Pascoli. Siccome questa poesia... Adesso ti lasciamo il palcoscenico, Diana. Ci pensi tu? Diana Dei! Grazie. Grazie anzitutto di essere venuti così numerosi, perché è importante stare vicini a chi ne ha bisogno, nei momenti del bisogno. Grazie a tutti voi. Un applauso per tutti. Poi però, siccome ci vuole anche un po' di sorriso nella vita, che è una cosa molto importante, sorridere per affrontare tutti i disagi dell'esistenza, poi vi farò un pezzo comico di Petrolini. Però non so qui a chi lo devo domandare, se devo farli tutti e due insieme o separati. A chi lo domando? C'è nessuno. Comunque, comincerò con questa bellissima poesia di Giovanni Pascoli. Siccome c'è l'anniversario della sua morte quest'anno, molti lo ricordano attraverso la sua meravigliosa poesia. Devo spiegarvi una cosa, forse già lo sapete, ma la vita di Giovanni Pascoli è stata funestata da una grave disgrazia, la morte di suo padre, che non è stata una morte naturale, è stato un assassinio. Hanno assassinato il padre di Pascoli la notte del 10 agosto, mentre lui ritornava nel Calessino, andava a casa dove lo aspettavano i suoi figlioli e i suoi bambini. Non si è mai saputo chi è stato diciamo l'assassino, però purtroppo la vita di Giovanni Pascoli è stata tutto un ricordo di questa grave mancanza, che lui ha ricordato in 2 bellissime poesie, 10 agosto e La cavallina storna. Adesso vi farò sentire 10 agosto. 10 agosto è una di quelle serate nelle quali cade in grande quantità una pioggia di stelle, stelle cadenti, perché è in piena estate. E allora il poeta, mentre guarda queste stelle che cadono dal cielo, le considera come un pianto dell'universo sulla morte del padre. San Lorenzo, io lo so, perché tanto di stelle nell'aria cadente arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano. Il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola, sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono. Ma restò negli aperti occhi un grido, portava 2 bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano invano. Egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale. Oh, un pianto di stelle lo inondi quest'atomo
o parlo del male. Bravissima, grazie. Viene offerto dal Guidalzi, ma dobbiamo anche ringraziare l'amico scultore che ha realizzato questa splendida medaglia, che appunto è Egidio Ambrosetti. Facciamogli magari un applauso e lo uniamo all'applauso per Diana Dei. Anche una rosa per Diana Dei. Diana, prima presentandoti al pubblico ho parlato, so che a te fa sempre piacere, di tuo marito, di Mario Riva. Lo vogliamo ricordare con un applauso? Ce lo mandiamo grosso. Per noi è veramente un onore questa sera avere Diana Dei, che è sempre presente, dicevo prima, quando si tratta di fare delle opere buone, delle cose belle come questa. Grazie a Diana. La porterò a Mario. Grazie. Allora, mentre naturalmente lasciamo il palcoscenico, ecco, ci vediamo magari poi dopo. Sì, vuoi dire qualcosa? No, la seconda... La facciamo dopo, va bene? Ci sentiamo più tardi. Quindi la rivediamo tra un po'. A più tardi. Grazie, intanto, Diana, a più tardi. Daniela, ecco, se puoi naturalmente accompagnare Diana, intanto io vi dico... C'è l'uno, c'è l'altra. Dove c'è l'una, c'è l'altro. Ecco. E sono venuti appositamente ad Anagni dalla Svizzera. Hanno affrontato questo viaggio oggi dalla Svizzera per arrivare qui ad Anagni proprio per noi, per l'Unitalsi, per tutti, per uno, per il Palazzetto dello Sport, per il pubblico del Palazzetto dello Sport. Naturalmente noi siamo contentissimi di avere questi personaggi, come del resto abbiamo piacere di avere tutti gli ospiti che parteciperanno questa sera a questo spettacolo. Naturalmente noi abbiamo la possibilità di ascoltarli per un bel po' di tempo, saranno insieme a noi per un 40-50 diciamo minuti. Diciamo che c'è uno spettacolo nello spettacolo. Uno spettacolo nello spettacolo, quindi noi chiamiamo soltanto il primo. Perché poi basta dopo... dire il nome, si capisce anche chi è l'altro, perché dove c'è l'una c'è l'altra. Infatti. Allora, ci pensi tu che sei una donna? Signore e signori, con molto piacere vi presento un amico di tutti, Teddy Reno! Eccolo! Lasciamo il palcoscenico e sappiamo che ha preparato per noi delle cose veramente belle. Beh, questo è uno spettacolo per giovani. Ti lasciamo solo, ciao. Allora io mi trovo come un mobile vecchio, sapete, delle esposizioni ci sono i mobili moderni e poi ci sono i mobili antichi. Io faccio parte ormai dei secondi, ma cercherò di ricordarti un mondo che sta per diventare sempre più noto anche ai giovani. Allora, dovete sapere, come dice Limiti, che prima del rock c'era lo swing. Io cominciai la mia carriera, devo dirvi quando, 52 anni fa, a Trieste e poi in giro per tutta l'Europa, il Medio Oriente, eccetera, con un'orchestra britannica che si chiamava Teddy Foster. Lui faceva lo swing, cioè lo swing di Glenn Miller, di Harry James e così. E io mi sono fatto le ossa in quel momento. Allora direi di cominciare questa mia piccola parabola artistica proprio da questa, da una canzone swing che non è conosciuta. Era una canzone molto nota in un film interpretato da Ava Gardner, si chiamava Pandora, ed è l'autore, il famoso Bertolt Brecht, quando emigrò per ragioni razziali negli Stati Uniti, scrisse questa canzone che si chiama Speak Low. Speak Low. Speak low, baby, speak low.
storm and is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. A love is a spark, right just in the dark. Too soon, I feel wherever I go that tomorrow is near. We'll be right back.
metà degli anni 50 circa, in un locale che allora andava di moda a Roma, il Gigi Club, mi trovai verso le 2 del mattino a cantare una canzone che già si conosceva bene, però così, alla mia maniera, diciamo. E questa interpretazione piacque moltissimo all'autore. L'autore addirittura era commosso in maniera particolare, mi disse: guarda, se farò 2 film con Peppino De Filippo, ti prenderò come primo attore giovane. E mantenne la parola, perché io ebbi l'onore e il piacere di girare non 2 ma 3 film, di cui uno poi è conosciuto in tutto il mondo, addirittura un cult movie, è diventato Totò Peppino la Malafemmina, con Totò! Piacere che a papà me ne figlieranno di un bel
siete cantarecci, come si dice? Cantarecci? Dai, canterini. Cantarecci, va tutto bene. Allora, vi propongo in quattro versioni diverse la mia canzone forse più popolare nel mondo, che è rimasta sicuramente nelle orecchie anche di qualcuno di voi. Era una serenata, sapete, una serenata che viaggiò per tutti i continenti, pur essendo piccolissima, proprio piccolissima. Prego. Tradotta in americano da Polanc, che era un caro amico anche nostro, e niente, questa canzone può essere applicata proprio
non dico a me, ma a tutti i cantanti quando si avvicina, sapete, il momento dell'addio. Perché il testo, in sostanza, dice, rivede i momenti più belli partendo da un palcoscenico che si chiude, da un rideau che si chiude, rivede i momenti più belli, più brutti, le vittorie, qualche sconfitta, i momenti certe volte anche drammatici in una carriera, però qualunque cosa egli ricorda sa di averlo fatto con le proprie forze e di aver seguito la strada, la way che voleva lui. Io credo di averlo fatto sempre questo, ho sempre fatto, posso aver sbagliato qualche volta, ma ho sempre fatto di mia testa e di questo sono molto fiero e credo che trasparirà anche dalla mia interpretazione di My Way.
così, la vocazione di lanciare anche altri. Insomma, ero rimasto metà cantante, ma più di metà, direi, discografico, editore e talent scout. E allora, nell'ambito di questa nuova attività, ai primi degli anni 60, esattamente 36 anni fa, organizzai, nel frattempo ero diventato assessore al turismo di una ridente città dei Castelli Romani, Ariccia, e il sindaco mi aveva detto, ha detto, Irene, non si potrebbe inventare qualche cosa, qui ce l'abbiamo solo la porchetta. E allora mi è venuto in mente di inventare la festa degli sconosciuti. Ma non avrei mai immaginato che questa festa degli sconosciuti sarebbe volata su a velocità stratosferiche grazie al successo di una ragazzina che vide arrivare nella piazza d'Ariccia in una tarda serata di luglio. Non era altissima. Era vestita alla maniera di quella volta, stretta in vita con ampie falde, di tacchi enormi. E soprattutto mi carpì l'attenzione una valigia che teneva in mano e che era più grande di lei quasi. Allora questa ragazza venne vicino a me, così sotto di me, dice Calsenta, che nel suo dialetto torinese significava, mi ascolti, non ho i soldi per rimanere più di una sera, perciò mi dica subito se posso, era venuta la sera prima naturalmente, mi dica se posso rimanere, se vado bene o no, perché io devo tornare a casa. Questa cosa mi colpì molto perché mi aveva colpito un certo sguardo suo. Allora, d'accordo con i dirigenti delle RCA di allora, Ornato e Melis, anticipammo la sua ascoltazione e quando si presentò cantando un brano di Polanca, e immediatamente ci scambiamo degli sguardi, come dire, oh, l'amo trovata, perché noi cercavamo in quel momento un qualcuno che potesse, dal punto di vista femminile, creare una nuova onda per i giovani di allora, i giovanissimi, i teenager, che fino a quel momento non avevano avuto proprio un loro rappresentante della gola. Beh, questa ragazza venne, vide e vinse alla grande, trasformandosi poi nell'idolo degli anni 60, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, e trasformandosi poi nei decenni successivi in un'artista completa che ha fatto di tutto, passando dalla canzone alla commedia musicale, addirittura Shakespeare. Due anni fa ha interpretato un ruolo nella dodicesima notte di Shakespeare, facendo un enorme successo di critica, proprio dei critici. Lei che aveva fatto la seconda commerciale e sapeva a malapena chi era Shakespeare. Ebbene, questa ragazza, devo dire, in 30 anni di continuità, ci sapete, in giro per il mondo, due settimane fa era in Cile, io vi assicuro, non l'ho mai vista fare la, tra virgolette, la lavativa, cioè di non dare in qualunque rappresentazione, fosse all'Olimpiade di Parigi o alla Carnegie Hall di New York o in un palazzetto dello sport come questo o in una piazza stupenda, non l'ho mai vista non dare tutta se stessa neanche per un minuto soltanto. Allora, questa sua genuinità è la ragione anche della sua longevità, perché il pubblico, sapete, sente queste cose. E io credo che lo sentirete fra poco anche voi, come sto per fare, Rita Pavone! Vai a scuola con fare stanco, il
mio fianco dei grandi musicisti. Hanno scritto per me Nino Rota, Luis Badaloff, hanno scritto per me Migli, Claudio Baglioni. C'è un autore e un'autrice di testi, che in realtà è un'autrice a cos'è tempo perso, perché in realtà nella vita fa la regista di film impegnati, importanti. E questa autrice si risponde al nome di Lina Bertolini. Lei ha scritto molte canzoni per me, ma ce n'è una in particolare che io considero una delle pagine più belle del mio repertorio. Pianissimo, te lo dico, pianissimo, questo piccolo ciao, sotto voce, così nessuno capirà niente. Degli arrangiamenti techno molto strani, ed è questo che va fortissimo. Allora io vorrei farvi ascoltare una versione straordinariamente nuova della Partita di Pallone. Domenica mi lasci sempre sola.
vent'anni fa circa, quando la Grecia era praticamente in mano a tre terribili colonnelli che ne avevano fatto uno stato di polizia. Io ero dietro alle quinte quando Rita cantò questa canzone, scendendo a prendere un signore con la testa pelata, come questo simpaticissimo signore per il quale chiedo un applauso. Lui invece è tutt'altro che la testa pelata. Allora, questo signore, quando lei si avvicinò a questo qui, si sentì un urlo nello stadio e l'organizzatore, che era dietro di me, mi disse: oddio, finirò in prigione. E io non capivo la ragione. Ebbene, quel signore era uno dei tre terribili colonnelli, il colonnello Patacos, che ahimè si trova ancora adesso in circostanze piuttosto drammatiche per lui. Comunque Rita riuscì a far ballare uno dei tre colonnelli greci. Ci sono canzoni che sono nate e destinate a un mercato. Uno dice: questo è un pezzo che funzionerà sicuramente in Francia, e invece la sorpresa vuole che funzioni bene in Germania. Uno dice: questa è una canzone che va bene in Italia, funziona bene in Spagna. Qualche volta invece accade il miracolo, perché ci sono delle canzoni che hanno quella strana magia, hanno una forma di alchimia, tanti componenti che le permettono di volare ovunque. In questo caso questa canzone fa parte di un film molto importante, una produzione italo-americana, con Betty Davis, Orson Welles e Catherine Spark, la cui storia è tratta dal libro di Alberto Moravia, La Noia, e il tema principale era questo, e io ne ho inciso 5, 6, 7 lingue. Che mi importa?
come dottor. Come te. Thank you.
sono di Cassino che hanno in poco tempo imparato il repertorio di vita. Io lo chiamo Cipolletta Group. Eccolo lì, Cipolletta Group. Vedete il più giovane dall'infondo. E poi volevo dirvi che è bello cantare quando si dispone anche di un impianto tecnico così perfetto come quello di questa sera, che è curato da un valorosissimo musicista che ha lavorato con noi, che questa sera è il fonico di questo spettacolo di beneficenza, ed è Paolo Pacini. Eccolo lì. Questa canzone io la porto con me da ben 35 anni. È una canzone che non ha ancora bisogno di pacemaker. Il suo battito regolare e tranquillo va come un treno. Una canzone che non ha bisogno di lifting, perché ha una pelle lucida, tirata, luminosa. È una canzone che si sta camminando e continua a camminare con lo stesso identico ritmo e continua ad essere il mio passaporto per il mondo intero.
Cicconi. Grazie al Comune di Anagni. Grazie al Comune di Anagni. È vero? Oh. Così. Senti Diana, ma il cane, dimmi un po' di questo cane che tu adori. Ma questo non è un cane, questa è mia figlia. È una signorina e si chiama Caterina. Ciao Caterina! È buonissima e come vedete è abituata a vedere gli spettacoli, sta lì buona e non si muove. Dunque, bene, a questo punto io ti lascio come al solito al pubblico del Palazzetto dello Sport e so che ci hai preparato un numero veramente eccezionale. Ti lascio a questo pubblico che sicuramente chi non ti conosceva questa sera ti sta volendo bene, vero? Diana Dei! Grazie, solo che io ho promesso di fare quest'altro pezzo di Petrolini per chiudere, però dopo quel terremoto di Rita Pavone e di suo marito è difficile proprio uscire. Comunque spero di farvi fare un sorriso. Dunque, questo piccolo brano Petrolini lo ha scritto durante la guerra 15-18, quando i giovani erano tutti richiamati per fare la visita di leva per andare in guerra. Lui vede questo giovanotto che naturalmente ha paura di andare in guerra, è pallido, lo guarda e gli dice: ma vedi come sei ridotto, ma non ti vergogni, sei giallo, sembri un peperone. Vergogna, c'hai paura, ecco perché. Ma tu non devi aver paura, perché adesso ti dico una grande verità. Al mondo i casi sono sempre due, ricordatelo. Adesso ti faccio un esempio. Tu ora devi andare a fare la visita dell'Eva, per cui i casi sono due. O te fanno idoneo o non te fanno idoneo. Se non ti fanno idoneo, hai vinto, sei felice, te ne torni a casa e finisce tutto. Se invece ti fanno idoneo, i casi sono sempre due. O ti mandano all'ufficio, o ti mandano in fanteria. Se ti mandano all'ufficio, stai in un ventre di vacca, stai lì, fai quattro scarabocchi e non ti frega niente della guerra. Se invece te mandano in fanteria, i casi sono sempre due. O ti mettono ai servizi speciali, o ti mandano in trincea. Se ti mettono ai servizi speciali, puoi stare tranquillo che ti succede niente. Vuol dire che hai vinto la guerra. Se invece te mandano in trincea, i casi sono sempre due. O ti vieni ferito gravemente o vieni ferito leggermente. Beh, se vieni ferito leggermente te curano, te finisci tutta la tua convalescenza e te ne torni a casa. Se invece vieni ferito gravemente, i casi sono sempre due. O guarisci o muori. Se guarisci. Se guarisci, sei fortunato. Perché in fondo te ne vai a casa e curano per bene, pure tu hai finito di preoccuparti. Se invece vieni ferito gravemente e muori, allora se muori sei contento pure lì, perché tu vai su, stai tutto il giorno sulle nuvolette rosa con l'angioletti, giochi con loro, vedi quanto stai bene e non pensi più a niente. Se invece muori, i casi sono sempre due: o vai in paradiso o vai all'inferno. Se vai in paradiso stai coi santi, la vita tua è tutta una beatitudine. E se muori, ma che te frega di quanti casi ci sono rimasti, ormai ci sei e ci resti e passa la marcia tua.
separatelo pure voi, che nella vita i casi sono sempre due, non c'è bisogno di preoccuparsi. E volevo dire che pure stasera i casi sono due, o il nostro sforzo, quello di tutti noi e di voi, riesce a far comprare questo famoso pulmino all'unità, o se no abbiamo lavorato tutti in vano. Speriamo che non sia così. Buonasera a tutti. Grazie Diana, veramente sono sempre felice di vederti. Diana Dei. Ecco, c'è Gaetano che ti aiuta. No, perché no, la capogruppo dell'unità anzi di Anagni, la signora Pina Cicullo. Non vedo neanche la signora, ecco, la vedo, vedo la signora Cicullo. Buonasera, salutiamo Pina Cicullo, che è bravissima, che fa delle cose veramente eccezionali per l'unità, si dedica il suo tempo libero a questo impegno e ha delle cose da dirci, da dire al pubblico del Palazzetto dello Sport. Prego. Il gruppo Unitarsi di Anagni sente vivamente il bisogno di ringraziare tutti i presenti per aver dimostrato sensibilità verso i problemi dei nostri concittadini disabili e quindi per aver contribuito alla realizzazione di questo spettacolo di beneficenza organizzato per reperire i fondi necessari per l'acquisto di un pulmino attrezzato. Si ringraziano il Comune di Anagni, l'avvocato Di Urni, la ditta Omnia Tergi Enzo Bondatti, l'assicurazione Intercontinentale, lo scultore Gilio Ambrosetti, la società Arti Grafi Tofani, la ditta Vincenzo Pubaro, la ditta Edile Nino Versi, i vivaio Piante Mazzucchi, l'orchidea di Angelo Morini, il Barrossi, la ditta Levedit, Tipografia Nannina, Hotel delle Rose, Hotel de Sant'Oro e Rica Bruni. Un particolare ringraziamento va a tutte le autorità civili e ecclesiastiche presenti e a tutti gli artisti e le persone che hanno contribuito così generosamente alla realizzazione di questa serata. Grazie signora Cicullo, buona festa dello sport, io l'ho presentata e lei per la prima volta ha cantato in pubblico, è diventata una cantautrice di Dio, è una nostra amica, l'hanno appena ringraziata, ma adesso si presenta con un brano veramente molto carino, Enrica Bruni. Salutando. Sì, però noi. Sì. Si chiama figlio mio Enrica Bruni. Anch'io un figlio per mio padre, l'unico e caro agli occhi di mia madre. Mi penso a te, quello che mio padre diceva a me, prima di tutto acquista la sapienza. Thank you.
che naturalmente sono qui questa sera. Allora ecco, sentiamo l'applauso un po' più forte. Come lo avevo avvertito prima, è già pronto, stranissimo, vieni qui, magari ti faccio fare un applauso ancora più forte, Paolo Domenico! Paolo Domenico, cantautore, ci propone un brano che si intitola Mi chiamo un nome, che è anche scritto insieme a Marco Colavecchio. Paolo Domenico. Grazie, buonasera. Dentro me di quelle cose
Naturalmente ti ringraziamo per questa canzone che ricordiamo è dello stesso Paolo Domenico e di Marco Colavecchio, giusto? Ecco il tuo omaggio, grazie. La scultura di Egidio Ambrosetti e grazie mille per la partecipazione. Spagnoli, anche lei è qui con noi questa sera, anche lei vuole dare un contributo a questa serata che mi sembra stia andando abbastanza bene. Allora, la signora Spagnoli, dottoressa Spagnoli, ci presenterà un brano in prosa molto attuale perché riguarda il passaggio della cometa delle ultime settimane e poi c'è una preghiera in poesia. Vi lascio a lei, Vera Spagnoli. La preghiera in poesia l'ho intitolata Padre tu. Quando il buio mi avvolge, quando l'angoscia mi prende, solo questo so dire, Padre, ripieno è il mio cuore di te, ti vedo e ti trovo là dove mai avrei pensato, tu negli occhi di un bimbo, tu nell'uomo che soffre, tu nell'amico che amo, tu nel nemico che non mi ama. Cercarti, cercarti è gioia, trovarti ovunque è vita. Nella notte, quando la città è immersa nel sonno, sola, immobile, giaccio, con il viso verso il cielo, quiete, silenzio, pace. La luna colora le ombre di luce e il vento dà voce al silenzio. Ascolto e prego. Il vento leggero corre e va tra le foglie, mi passa vicino ad adirmi qualcosa. Parole d'amore che tu gli hai affidato, l'ascolto e gli affido una sola parola, Padre. Questo invece è un brano in prosa commentando il passaggio della stella. Era bella la cometa, così imponente nel cielo. Le altre stelle scomparivano, erano troppo piccole, non avevano scia. Lei era là che si faceva guardare, come il pavone quando apre la sua ruota e si fa rimirare. Nel buio della notte eravamo pieni di stupore e commozione. Altri, 2000 anni fa, hanno alzato gli occhi e hanno visto. Era la stessa scena. Laggiù le luci della piccola città brillavano come allora i fuochi nella notte. E lei, dall'alto, illuminava la piccola dimora dove lui nasceva. Ora lei ancora lo cerca per illuminare ogni cuore in cui lui adesso nasce. Mi sembra di essere là, mi sembra che il tempo non sia passato e sento gli angeli cantare, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che lui ama. Grazie. Grazie. Anche per la dottoressa Vera Spagnoli, quindi l'omaggio che il Midal si fa a tutti coloro che salgono su questo palcoscenico. Grazie. Grazie. L'applauso l'ho sentito piccolino però. È un bel applauso, grazie. Un giusto contributo. Allora, eccoci, perfetto. Possiamo una voce straordinaria. Ultimamente, negli ultimi giorni, l'abbiamo vista spesso ospite di Paolo Limiti in Ci vediamo in TV. È con noi Manuela Villa. Allora ecco Manuela Villa, anche lei ospite di Tutti per Uno. Grazie Manuela, ciao. Ciao. Dunque, noi ti lasciamo il microfono perché adesso, vogliamo ascoltarti. Facciamo un applauso potente. Grazie, ciao.
contentissima di essere stata invitata qui questa sera e sono contenta di trovare un pubblico così caloroso. Come va? Oh, perfetto. Allora, andiamo avanti, io voglio andare avanti con il programma perché poi ci sono altri ospiti ed è giusto anche dare uno spazio a tutti quanti. Voglio farvi ascoltare questa canzone che è dolcissima, una canzone che ci riporta a dei bei momenti, ve la dedico con tutto il cuore, si tratta di Buongiorno Tristezza. Thank you.
ragazza, siete gentilissimi, grazie. Grazie. Non riesco a vedervi, sono sincera, non riesco a vedervi bene perché ho queste due luci così che mi... No. Vabbè, no, non mi lasciare al buio perché sono casco di sotto, Allora, però se metto la mano così, ecco, riesco a intravedervi tutti quanti. Bellissimi, grazie. Allora io spero intanto che siamo pronti laggiù, tutto a posto, allora ascoltatevi questa piccola canzoncina, scherzo. Granada!
dopo questa... Grazie! Ecco, devo andare a vedere. Allora, vi ricordate l'anno scorso, di questi periodi proprio, Festival di Napoli? Ve la ricordate? Allora, io per la prima volta in vita mia, e penso anche l'ultima, ho vinto il primo premio. Allora, per me è stato un giorno... Come? Non mi sentite? Non mi sentite? Ma come? Sono stata fino adesso a sgolarmi come una pazza, non mi sentite? No, mi sentite? Ah, scherzate! Allora, Festival di Viva Napoli, bene, per la prima volta ho vinto il primo premio, per me è stata una grande soddisfazione. Perciò, dal momento che non posso, come dire, offrirvi una tazza di caffè per uno, perché devo dire che siete anche tanti, chissà quanto mi verrebbe a costare, niente, vi dico una cosa, ve la offro tutta cantata, va bene? Allora, vincitrice del Festival di Viva Napoli, se da giù l'orchestra è pronta, a tazza e caffè! Insieme a lui, ma non c'è stata la possibilità.
vita. Fortunatamente io mi trovo in quest'era dove la tecnologia è avanzatissima e dove attraverso i mezzi elettronici sono riuscita così a realizzare questo mio piccolo grande sogno, che in realtà credo che sia anche il sogno di tutti coloro che non l'hanno mai dimenticato. Io voglio regalarvi questa canzone con tutto il, non so, con tutto l'amore, sperando che questa serata sia piena di frutti e continuerà in futuro sempre ad esserci gente come voi, disposta ad aiutare, a stare vicino e niente, ad amarsi. Perciò l'applauso va a voi che siete venuti, l'applauso è tutto vostro e insieme a questa canzone, Tu che mi hai preso il cuore. Oh,
voci, che voce, bravissima. Grazie a te per essere stata qui con noi. Potete quindi venire per l'omaggio? Un bis, naturalmente. Mi stavo chiedendo un bis, qual è la professione da questo qua? Ah, grazie. Un bis? Veramente non me lo aspettavo, devo essere sincera, un pubblico bellissimo, sono contenta. Mamma mia, noi siamo particolarmente felici e grato di avere Emanuela qua, perché noi abbiamo intervistato Claudio Villa pochi mesi prima della sua scomparsa, proprio qui ad Anagni, in uno spettacolo simile, e abbiamo avuto l'occasione di conoscere un uomo stupendo, beh, da tanto uomo. Grazie, grazie. Non so quale bis abbiano programmato. Comunque, qualunque bis sia, ti lasciamo il pubblico di Anagni. Attaccate con la canzone, vediamo un po' quale. Io sento l'introduzione e vado a presso la canzone, vediamo cosa succede. Datemi una mano, mi raccomando. Cos'era questa? Non è che mi mettete la mazzucca, no? Deve essere un pezzo forte, giusto? Allora, mi volete morta voi, eh? Tu
facciamogli ancora un applauso, ma è una voce straordinaria, ragazzi. Questo palazzetto ha frenato, questo palazzetto dello sport. Ecco l'omaggio per facciamo per anche una foto ricordo, in modo che così la tua rosa. Grazie, grazie veramente. Molto belle, lo chiamiamo subito insieme, 1, 2, 3, Giuseppe Cioffoli, eccolo qua, più forte. Allora concludi questa serata con le tue canzoni. Sì, si sta mettendo d'accordo. Sì, certo. Dicevo, concludi questa serata con le tue canzoni, che cosa ci presenti? Un po' di canzoni nuove e qualche canzone vecchia. Benissimo, allora vi lasciamo alla voce di Giuseppe Cioffoli. Buon ascolto. Adesso vi vorrei far ascoltare la prima canzone che ho fatto in assoluto in televisione, che non è stata quella di Sanremo 82, ce lo so, grazie, ma è stato un altro all'81 a Domenica Inn con Pippo Baudo, e cantai una canzone dal titolo un po' strano, Nella goccia entra il mare. È possibile? Bravo! Può entrare tutto il mare in una goccia? È possibile, perché è successo la prima volta 2000 anni fa, quando il Signore è entrato con il suo spirito dentro una fanciulla di Nazareth, Maria. Succede anche quando noi andiamo a fare la comunione di domenica, ogni giorno. Dio entra nella goccia che siamo noi, e quando Dio entra in questa goccia succedono delle cose stupende, e questa canzone tenta di raccontare. Nella goccia entra il mare. Dedicato a tutta quella gente come voi che fa il bene per gli altri. Grazie. Ciò che amore cerca amore, e la
Un ringraziamento particolare all'Unitalsi. Io direi fate sempre queste cose perché noi artisti siamo sempre disponibili a venire a cantare per voi, per fare qualche cosa per gli altri. E la prossima canzone vorrei dedicarla a una persona che forse non può fare molto per gli altri. Io l'ho fatto anche durante le serate quest'estate, l'estate passata. La voglio dedicare a Bossi perché la canzone dice viva l'Italia, ma viva l'Italia quella vera, cioè quella unita, perché credo che l'unità in qualsiasi modo è fatta, dice sempre che dice Dio. Quando non c'è unità non c'è mai Dio, e se nell'unità se non ci fosse unità non si potrebbe fare il bene che fa alla gente con queste cose. Grazie. Viva l'Italia! Sempre sole e si cantava tutti che sarà, bastava una chitarra a 500 già, ma ora quest'Italia dove va? Dicono che la vita è migliorata, la macchina, la villa e la moglie, si spara per le strade, la crisi viene e va, tra nord e sud un muro si va. E viva l'Italia, ma dove va? E viva l'Italia che mai sarà? Viva l'Italia che preferisce giocare a pallone all'onestà? Viva l'Italia delle tangenti, quasi torpedi e le tangenti. Viva l'Italia, non ce la fa, forse con Dio ci salverà. Popolo di santi e di poeti, di feste popolari e novità, fantozzi e vereroe di quest'Italia che vive di tangenti e di maniche. Dicono che la vita è migliorata, macchina, la villa e la moglie, si spara per le strade, la crisi viene va, tra nord e sud un muro si va. Vai con le mani! E viva l'Italia, ma dove va? E viva l'Italia che mai sarà? Viva l'Italia che preferisce giocare a pallone all'onestà? Viva l'Italia delle tangenti, dei falsi profeti e dei presidenti! Viva l'Italia, non ce la fa, forse con Dio ci salverà. Vai con le mani! E viva l'Italia, ma dove va? Viva l'Italia che mai sarà? Viva l'Italia che preferisce giocare a pallone a dove sta? Viva l'Italia delle tangenti, dei falsi profeti e dei presidenti! Viva l'Italia, non ce la fa, forse con Dio ci salverà. Di fare il prossimo pezzo volevo dire questo, che il 5 di maggio parto per l'Australia e tornerò i primi di giugno per una tournée in Australia, e quando torno uscirà un disco nuovo per in preparazione all'anno santo, cioè un disco di ispirazione cristologica. Faremo la conferenza stampa appena tornato dall'Australia, quindi uscirà in estate. Io vi faccio sentire con la chitarra un piccolo pezzettino di un brano nuovo che sarà in questo disco, in questo CD, dal titolo Dammi da bere. Ho letto tra le mani il mio domani e l'ho trovato vuoto più del vuoto. L'ho letto nel profondo del mio
accanto a te, oh mio Signore, le mani. Sì, dammi tu da te, brucia il sale su te per te, e pesca l'acqua quando piove, la pioggia bagna le ferite. Dammi da bere, dammi da bere, ho sete in mano, Signore, e pesca l'acqua quando piove, la pioggia bagna le ferite. Ho visto dentro il sale la mia vita, hai appena incominciata, è già finita. L'ho letta nel silenzio del mio cuore, ed ho trovato te, oh mio Signore. Sì, dammi tu da bere, brucia il sale su te per te, e fresca l'acqua quando piove, la pioggia bagna le ferite. Shalom.
Grazie. Prima di terminare con solo grazie volevo dire questo, che quando si parla di Unitalsi si parla sempre di Lourdes e quando si parla di Lourdes si parla sempre della Madonna. La più grande beneficenza fatta al mondo è stata quella di Maria, cioè che ci ha donato suo figlio. Darsi per gli altri. E questa sera, prima di concludere con solo grazie, vorrei concludere con una preghiera, che credo non si possa fare del bene senza avere l'anima, cioè la preghiera. Dovete ripetere quello che dico io, va bene? Ave, piena di grazia, il Signore è con te. Sei fra le donne e benedetto è il frutto tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. La nostra morte, Maria. Bravissimi. Noi artisti vi ringraziamo per questa bellissima serata. Vorrei ringraziare anche la nostra carissima amica Erika Bruni, gli altri che hanno organizzato questa manifestazione e con le elezioni che ci sono non era facile farla, quindi bravissima a tutti, veramente. Ma credo che il volontariato esula da qualsiasi idea politica, perché questo lo devono fare tutti. Io vorrei lasciarvi con solo grazie, perché credo che la vita è un dono di Dio grandissimo e anche un dono dei nostri genitori. E voi che accompagnate i malati lo sapete benissimo, che la vita va data a tutti, al di là di ogni qualsiasi sofferenza. E io vorrei cantare solo grazie questa sera, come faccio dall'82 a questa parte. Vorrei cantare solo grazie soprattutto per i bambini abortiti, per i bambini che non sono mai nati, che non hanno visto il sole, la luna, le stelle. Vorrei cantare solo grazie per tutti i bambini che muoiono in tutte le guerre del mondo, per tutti i bambini abortiti vivi per esperimenti nucleari e per tutti quei feti che sono in giro per il mondo, per il grande peccato che stiamo commettendo contro la vita, cioè il peccato originale dell'origine. Vorrei cantare solo grazie questa sera soprattutto anche per noi che siamo qui a pregare in qualsiasi modo. Solo grazie. Sei solo tu.
sono nel finale, che mettono la mente nel cantiere. Riflessioni da bambino e mi vedo da lontano, e non capisco perché mi cerchi tu, Signore. Puedo también amarte, puedo también rezarte, ma so non so che valor tendrà smisolazione. Y me esfuerzo en comprenderte, y me esfuerzo por sentirte, te he buscado, te he encontrado, te he amado. Después de escrito solo gracias por haberme dado tú la vida. He escrito amor y solo amor, sí, pues tú eres mi Señor. Sí, soy. Sí, soy. Después de escrito solo gracias por haberme dado tu la vida. Escrito amor y su amor, si pues tú eres mi Señor. Si soy, si soy. Chiamare qui la mia famiglia e premio anche loro, mia moglie e i miei tre figli, ci sono? Forse così li conosciamo. E intanto ne approfitto ancora per ringraziare lo scultore Egidio Ambrosetti che ha fatto e ha realizzato queste bellissime medaglie. Un applauso anche al maestro Ambrosetti, che è qui con noi questa sera, è seduto tra il pubblico. Dunque, se abbiamo la famiglia Cioffoli, possiamo anche fare... Prego, venite, venite. Ricordare, buonasera, voglio anche ricordare, così magari do le direttive per quello che accadrà fra poco. Dunque, prepariamoci per l'estrazione della lotteria, quindi coloro che sono addetti a questa cosa, mettetevi subito al lavoro. Buonasera, tutto bene? Tu sei? Loredana. E come si chiamano queste due bellissime bambine? Bella, Consuela. Accidenti. Samuel, siccome è maschietto si vergogna e nessuno. Ciao Samuel. Salutiamolo anche noi, Samuel, salutiamo naturalmente Giuseppe Cioffoli e la sua bellissima famiglia. Ciao, grazie. Allora, mentre ci prepariamo per l'estrazione. Le luci del palazzetto. Totalmente, per favore. Bianca e i ragazzi del Radio Soccorso, i volontari della Protezione Civile di Anagni che ci hanno aiutato veramente moltissimo con il loro servizio. Grazie naturalmente per l'opera prestata. E salutiamo anche il sindaco di Anagni che sta andando via. Quarto premio. Una radiosveglia offerta dalla ditta Ciocca Giancarlo di Anagni. Prego. Cerca di muovere un pochino così. Il premio è il numero 219. 219, 219. Eccolo lì, prego. Siamo arrivati al premio. Premio numero 5, orecchini d'oro, offerti da Raoli Luciano di Anagni. Vediamo un po', il fortunato è il numero 121, 121. Per gli orecchini il numero 121. Ricordiamo che non si possono poi ritirare, solo i presenti. Signora in giallo? Ecco, perfetto. La signora in giallo era una signora di una famosa pubblicità. Dunque, il sesto premio, gioco elettronico offerto da Bimbolo di Anagni. Strai ancora tu?
ed abbiamo estratto il numero 159, 1, 5, 5.